Interroghiamoci, quanto ci costano questi posti di lavoro? Perché qui stiamo parlando di denaro pubblico, quindi questi 2,7 miliardi si aggiungono a quelli che l'Italia si è impegnata a versare per l'acquisto dei velivoli. Probabilmente avremmo potuto tentare di negoziare ricadute migliori, ma onestamente in un programma guida americana questo è quasi impossibile. Avremmo dovuto subito fare un gruppo di paesi acquirenti dell'F-35, ma come europei ci siamo stupidamente divisi anziché unire, come dire, le nostre capacità. Ciò detto, sono delle ricadute che cercano di venire incontro ai bisogni delle industrie nazionali e anche alla necessità di sviluppare un supporto anche elettorale nei paesi che poi comprano questo caccia. Ma c'è da augurarsi che vi sia una contropartita perché anche la nostra industria ha degli interessi negli Stati Uniti. Fino adesso i segnali sono stati solo negativi perché il Presidente Obama ha cancellato due programmi molto importanti per l'industria italiana, diciamo, stipulati dall'amministrazione Bush, cioè gli elicotteri e i velivoli da trasporto. Ora c'è una iniziativa che riguarda il velivolo d'addestramento, ancora una volta è un mezzo eccellente. L'idiozia della corsa agli armamenti nucleari, lo sviluppo delle armi, il tentativo di risolvere i problemi tramite la politica, eleggendo questo o quel partito. Tutti i politici sono immersi nella corruzione. Lasciatemelo dire di nuovo. Comunismo, socialismo, fascismo, i democratici, i liberali, non esistono problemi neri, polacchi o ebrei, problemi greci o delle donne, ma solo problemi umani.